Questo è il secondo video su questo argomento. Il primo video, che vi è piaciuto tantissimo, ha fatto tantissime visualizzazioni, te lo metto in descrizione su YouTube o da qualche parte qui sopra, così lo puoi anche vedere. Nel primo video abbiamo trattato la stanchezza cronica, tutto ciò che non dobbiamo fare assolutamente, cioè le cause che generano stanchezza cronica. In questo video vedremo delle strategie, diciamo delle categorie di strategie per aumentare molto la nostra energia corporea. Lo so, stai guardando il mio naso, te lo faccio vedere bene. Io qui ho imparato una grande lezione. Ho imparato la lezione che racchetta di padel contro naso di Mauro 1-0. E ho imparato che non conviene darti le racchettate sul naso. Grande lezione. Comunque non approfondiamo questo argomento, intanto fa anche un po' male, ma non ci pensiamo. Andiamo avanti sulla nostra energia. Quindi sei pronto? Sei pronta e... Benvenuti in Pelle di Coaching, io sono Mauro Pepe. Questa è Vinci con la Mente, una community di crescita personale concentrata sulla tua crescita personale. Il mio obiettivo e l'obiettivo dei miei mental coach è quello che tu faccia un salto di qualità nella tua vita. Tu resta agganciato mettendo mi piace a questo video, condividendolo con i tuoi amici e poi iscriviti ai quattro canali che io seguo di più: YouTube, Instagram, TikTok e la perla del buongiorno su Telegram. E trovi tutto in descrizione su YouTube. Ora partiamo e capiamo bene sto discorso della stanchezza cronica e soprattutto come fare ad avere più energia. Ma che bello avere tanta energia, è stupendo. Ed è anche brutto avere stanchezza cronica del resto. Innanzitutto, grande disclaimer, l'ho fatto anche nell'altro video. Se provi stanchezza cronica da molto tempo, la prima cosa da fare è andare dal proprio medico curante, farsi prescrivere delle analisi complete, fare un check-up completo, perché è fondamentale partire innanzitutto dal proprio benessere fisico. Medico è la persona più indicata per aiutarti in questo caso qua. Quando le analisi sono buone vuol dire che la causa non è dal punto di vista fisiologico, o meglio, le situazioni sono già buone, dobbiamo cambiare alcune abitudini. Abbiamo visto nell'altro video, vado molto veloce, che ci sono tre ambiti fondamentali: quello fisico, quello mentale e quello emotivo. A livello fisico abbiamo visto dormire male toglie energia, mangiare male toglie tantissima energia, respirare male toglie tanta energia, e anche praticare uno sport non adatto al proprio corpo oppure non praticarlo proprio toglie tanta energia. Infatti, cosa fondamentale, quando tu sei molto sedentario i livelli di energia si abbassano. Più sei sedentario, più si abbassano i livelli di energia. La nostra genetica è fatta per camminare tanto, lo vedremo dopo. Poi dal punto di vista emozionale, è rimanere troppo tempo in emozioni quali tristezza, abbattimento, angoscia, senso di sconfitta, senso di disfatta e altre emozioni che ci portano a stare giù con il morale. Infatti questo modo di dire è molto bello, stare giù con il morale. Terzo fattore, quello mentale: non avere obiettivi eccitanti, non occuparsi di proprie passioni, non giocare mai. Tutte queste cose ovviamente abbassano i livelli di energia. Ma come dobbiamo fare? Il primo passo è quello di porsi l'obiettivo di alzare la propria energia, perché devi decidere di doverlo fare. Non è che se tu stai così, energia viene a me, vieni energia. L'energia non viene a te, l'energia si crea, si costruisce, si produce, e quindi è fondamentale che tu sei motivato e decidi di produrre la tua energia corporea e la tua energia mentale. Un'altra cosa fondamentale, molto importante, bisogna eliminare le cause di stanchezza cronica. Se continui a fare gli stessi errori, ovviamente costruirai gli stessi risultati. Ed un'altra cosa importante, bisogna essere disposti a cambiare le proprie abitudini. Se dormi poco e male, o se dormi male, devi cambiare alcune abitudini per dormire bene. Se mangi male, devi cambiare delle abitudini alimentari, è fondamentale. Se vuoi ottenere grandi risultati in ogni ambito della tua vita, non solo questo qui energetico, è fondamentale che tu cambi le tue abitudini. Cosa molto importante, molto molto importante, l'ideale è fare un percorso di crescita personale mirato proprio a creare tanta energia. Io l'ho fatto tanti anni fa ed è stato uno dei percorsi di crescita personale che ho adorato di più. È stato qualcosa di straordinario e per me illuminante. Veramente veramente illuminante. Oggi in questi video, in questi oltre 700 video che ho fatto in questo canale, ho messo tante informazioni, ma molte cose sono partite lì in quel primo corso che ho fatto per migliorare proprio la mia energia fisica, mentale ed emotiva. Andiamo a capire queste tre categorie di soluzioni. La prima è la parte fisica. Ovviamente partiamo dal nostro corpo. Prima cosa, imparare a dormire
Bene, facciamo una marea di errori, soprattutto la nostra generazione, sul dormire. Dovremmo dormire una quantità di ore sufficiente, ma soprattutto con una qualità importante. E su questo argomento mi arrivano una valanga di alibi. E io ho poco tempo per dormire. Ma io soffro di insonnia cronica. Ma io. Quasi sempre poi quando ci lavoro sulle coaching, togliamo delle cattive abitudini, cambiamo delle cose, applichiamo delle strategie e puff! Le persone iniziano a dormire davvero bene. Infatti è importante imparare a dormire bene. Se vuoi approfondire questo argomento, ho fatto 4 video al riguardo su YouTube e basta che scrivi Mauro Pepe dormire e trovi questi 4 video dove spiego bene cosa non fare e cosa fare. 2. L'alimentazione. Alimentazione! Tutti vogliono sapere di più dell'alimentazione e pochi però vogliono cambiare la propria alimentazione. Molti cercano informazioni sull'alimentazione per dare ragione a quello che loro fanno. Però purtroppo se non sta funzionando vuol dire che devi cambiare qualcosa. E nell'alimentazione sono fondamentali 3 cose importanti. 1. I livelli di idratazione. Non solo cosa bevi e quanto bevi, ma anche cosa mangi serve per l'idratazione. 2. Cosa importantissima, i livelli di nutrizione. Devi nutrirti bene. Se nella tua vita, nella tua alimentazione mancano alcuni nutrienti, ovviamente il tuo corpo ne subirà le conseguenze. E ovviamente la prima reazione è quella di abbassare i livelli di energia, perché il nostro cervello funziona benissimo. Se abbiamo delle carenze, abbassi i livelli di energia per non consumare l'energia. Quindi i livelli di nutrizione, quindi saper mangiare bene. 3. Evitare picchi glicemici. Che sono questi picchi glicemici? Se io mangio dei cibi poco adatti al corpo umano, pieni di zuccheri e carboidrati, cosa fa? La nostra glicemia sale molto velocemente. All'inizio ci andiamo anche un po' più euforici. C'è più glicemia, più zucchero nel sangue. Però cosa fa quando hai il picco glicemico? Che hai un BAM! Un down glicemico. E quando hai un down glicemico ti senti abbattutissimo. Aiutatemi, aiutatemi! Cos'è veramente... esagerate. E infatti il classico abbiocco post pranzo, ci sentiamo stanchi già dalla mattina, c'è una colazione di merda e dopo 2 ore abbiamo una fame pazzesca e abbiamo bisogno caffè! Caffè indovina! Ovviamente se abbiamo livelli così bassi di energia è perché abbiamo creato dei picchi glicemici non adatti. Quindi sull'alimentazione è fondamentale imparare a mangiare in maniera corretta. Io ho strutturato una mia alimentazione che va bene per il mio corpo. Ogni persona dovrebbe investire tempo e soldi, secondo me, per crearsi un'alimentazione che sia molto ben adeguata. Nel mondo Vinci con la Mente, alcuni dei miei mental coach sono formati dal punto di vista alimentare e stiamo iniziando a creare un protocollo per insegnare alle persone a mangiare non solo dal punto di vista proprio di cosa mangi, ma anche cosa pensi di quello che mangi. È qualcosa di straordinario e di rivoluzionario. 3. Il fondamentale è la respirazione. La respirazione. Se tu respiri solo di petto, non creerai energia. Devi respirare con il diaframma, è fondamentale. Abbassa questo diaframma, apri bene questi polmoni. Impara a respirare in maniera ottimale. Vuoi imparare a farlo? Facilissimo. Cerca su YouTube Mauro Pepe Respirazione. Ho fatto più di 10 video su questo argomento. Forse più di 15 video su questo argomento. Poi un'altra cosa importante è il movimento. Se uno sta sempre postura di merda, mamma mia che stanchezza, aiuto, o cose del genere, ovviamente non creerai energia. Se stai sempre sul divano, stravaccato davanti alla TV, davanti ai social, senza fare niente, ovviamente abbasserai i livelli di energia. Devi fare movimento, la nostra genetica, siamo stati proprio programmati per il movimento. Dovremmo fare tra i 7 e i 10.000 passi al giorno. Tra i 7 e i 10.000 passi al giorno. Piccolo disclaimer, chi non ne ha la possibilità per problematiche fisiche, ci sono degli altri modi per fare il movimento. Ovviamente vanno visti in maniera specifica con un professionista. Questo è importante. Chiuso il disclaimer. Il movimento. Anche l'eccesso di movimento, per esempio uno sport eccessivo, abbassa i livelli di energia. Questo è importante. Però fare movimento è importante. Poi se fatto in mezzo alla natura, dove tu guardi il verde della natura, anche se fa freddo, anche se piove, stare in mezzo alla natura, il corpo si rigenera tantissimo. Seconda area, quella emozionale. Come abbiamo detto, stare troppo tempo in stati quali di angoscia,
tristezza, una fase depressiva, una fase di senso di abbattimento, senso di sconfitta, eccetera, eccetera, ovviamente toglie l'energia. È fondamentale fare e provare emozioni che ti portano ad alzare il tuo umore. Quindi, quali sono? La terapia del sorriso, ridere e ridere di gusto, guardare qualche film comico, un comico e ridere, ridere, ridere. Mauro, ma a me non va di ridere. Sforzati, fallo. Anche se stai vivendo un momento difficile della tua vita, puoi benissimo prenderti una pausa dal momento difficile e ridere, ridere di gusto, perché è importante. Veramente il sorriso, se lo vai a studiare su Google, porta con sé un'infinità di benefici. 2. Movimenti antigravitazionali. Tutti i movimenti verso l'alto creano energia. Infatti, una delle emozioni che alleno con la ginnastica emozionale, sai cos'è la ginnastica emozionale? Non sai cos'è la ginnastica emozionale? Non ci credo, non ci credo. Davvero? E allora devi approfondire. Scrivi su YouTube Mauro Pepe ginnastica emozionale. È un mio protocollo dove insegno ad allenare le emozioni piacevoli, le emozioni edificanti, perché le emozioni si allenano e puoi creare delle abitudini emozionali pazzesche, ad esempio come l'entusiasmo, che si allena con movimenti antigravitazionali, balzando, saltando, esultando. E più lo fai, più crei energia, più il tuo corpo si raddrizza, più hai una postura e più inizi a creare energia. E se stai stanco, salta, balza, creerai energia anche quando sei stanco. Quando mi capitano delle giornate di lavoro pazzesche, che iniziano presto la mattina e finiscono tardi la sera, ogni tanto quando ho un down, perché ovviamente sto lavorando tanto, mi alzo dalla sedia e inizio a fare ginnastica emozionale. Mi metto in una situazione in cui sono veramente, veramente al mio top e riprendo a lavorare. Creare energia è una delle cose più potenti che esistono. Più la crei, più energia provi. Quindi la ginnastica emozionale è fondamentale. 3. A livello mentale, cosa bisogna fare? Innanzitutto chiederti: quali sono le tue passioni? Cos'è che ti eccita davvero? Cosa ti diverte davvero? Inizia a occuparti delle tue passioni, di cosa ti eccita davvero, di cosa ti diverte. Creati un obiettivo che sia eccitante, lavora un progetto che per te è entusiasmante e soprattutto gioca, sia sul progetto che stai facendo, sia gioca fuori, gioca con un bambino, gioca. Queste sono le cose a livello mentale che creano più energia. Ma se non hai obiettivi, se non miri da nessuna parte, perché il tuo corpo deve creare energia? Ovviamente crea un abbattimento. Poniti obiettivi eccitanti, vai a scoprire cosa ti appassiona. E se oggi hai poche passioni, createne altre. Creati passioni, qualcosa che ti eccita, ti fa sentire entusiasta, ti fa divertire e soprattutto approcciale come le approccierebbe un bambino. Il bambino come approccia le sue passioni? Con serietà assoluta. Sì, per lui è una cosa seria, una cosa importantissima, ma con un entusiasmo coinvolgente, un entusiasmo pazzesco. E quando ottiene qualcosa, wow, esulta, è contentissimo, è orgoglioso, si sente l'uomo più potente del mondo, si sente l'uomo più importante del mondo. Ebbene sì, con quell'atteggiamento lì. E se tu approcci alle tue passioni con quell'atteggiamento, qualsiasi sia la tua età, dai 7 ai 120 anni va benissimo, vedi che creai tantissima energia. Ovviamente non c'è bisogno che applichi tutte queste strategie, io ti ho fatto una panoramica. Ovviamente ognuna di queste andrebbe approfondita e su ognuna di queste si possono creare dei corsi proprio, tantissimo. L'ideale, ti ripeto, l'ideale è fare un percorso di crescita personale che si concentra proprio sulla tua energia, su come creare la tua energia. Perché poi avere tanta energia è utile quando stai in un momento no per risolvere le cose, ma anche quando stai in un momento sì per goderti davvero le cose. Scrivimi nei commenti quello che pensi. E se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividi con i tuoi amici. E ti consiglio di guardare anche l'altro video sulla stanchezza cronica. Io da parte mia ti do un abbraccio affettuoso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!